anche su DevOps in fondo, perché hai detto un po' ironicamente ciò che si dovrebbe fare quando si adotta un po' la cultura DevOps. Vediamo dal punto di vista un po' pratico qualche pattern di, speriamo buono, di utilizzo di DevOps quando si parla di container e soprattutto quando si usa Kubernetes e Docker all'interno della propria azienda. Innanzitutto, come lo si fa? Se vogliamo uno strumento che ci aiuta tantissimo per la fase di installazione e di deploy delle nostre applicazioni in generale, un po' più nello specifico delle nostre applicazioni a contenitori, sicuramente Azure Pipeline è lo strumento più adatto. E probabilmente, almeno tra quelli che ho visto io, lo reputo anche quello di più semplice utilizzo, soprattutto con le ultime novità dei mesi scorsi. Oggi diciamo che con il nuovo flusso di pipeline è diventato veramente un piacere fare un bel po' di cose, tra cui anche infrastructure as code. Ad ogni modo, per ciò che riguarda i contenitori e Kubernetes, Azure Pipelines già integra, come si può vedere dalla slide, gli strumenti necessari per fare il deploy di questa tipologia di applicazioni. E come accennavo poc'anzi, in realtà Azure Pipelines racchiude in sé tutto un insieme di estensioni già pronte all'utilizzo grazie all'uso del marketplace. Ma soprattutto queste estensioni ci aiutano ad interfacciarci con un mondo che può essere totalmente esterno dal mondo Microsoft o dal mondo di Azure DevOps e può coprire tecnologie e framework che ad oggi sono sviluppati da aziende di terze parti che sono totalmente integrabili all'interno di Azure DevOps stesso. E giusto per capire un po' Microsoft come ha adottato DevOps, no? Per seguire sempre gli stessi principi, oggigiorno Microsoft è un'azienda che fa questi numeri quando generalmente va a deployare. Si tratta di numeri davvero interessanti, 78.000 deploy al giorno. Sicuramente se non si utilizza un approccio a DevOps, soprattutto in base a quelli che sono i pattern che poc'anzi accennava Alessandro, di sicuro numeri del genere sarebbe un po' impossibile raggiungerli. È interessante perché Microsoft, negli ultimi anni, è veramente cambiata come azienda, ha fatto delle riorganizzazioni interne di modo che si potesse ad oggi raggiungere, si potessero raggiungere questi obiettivi, questi numeri. E soprattutto ad oggi è sicuramente un'azienda di aperte vedute, viste le acquisizioni, vista anche un po' il modo in cui si interfaccia oggigiorno con altre aziende, soprattutto competitor. Tanto di cappello a Microsoft per quello che sta facendo. E vediamo un po' più nel dettaglio quello che riguarda questa sessione introduttiva su quello che è il mondo di Kubernetes e soprattutto sul deploy e sullo scaling dei contenitori che usano Kubernetes. Innanzitutto dobbiamo introdurre un po' il concetto di Docker. Docker è sostanzialmente una tecnologia presente da diversi anni e che ci aiuta, per così dire, a incapsulare le nostre applicazioni all'interno di immagini. Questo detto molto da un punto di vista alto. Generalmente quello che andiamo a fare, abbiamo la nostra immagine, abbiamo l'esima versione della nostra applicazione. Quello che facciamo è raggruppare tutto il necessario per far girare la nostra applicazione, nello specifico i requirements, e li incapsuliamo, li racchiudiamo all'interno di questa immagine Docker, che così com'è può essere poi portata su quelli che sono gli ambienti di testing o anche di produzione. Chi fa per noi questo lavoro? Esiste un engine dietro le quinte, sempre di Docker, lo si può fare da riga di comando, ad esempio, lo si può fare utilizzando degli strumenti come delle build, che
in Azure DevOps. E l'obiettivo è quello di appunto di creare questa immagine, questo binario che viene poi storicizzato da qualche parte e nel momento in cui deve essere deployato viene preso da questo contenitore di immagini e viene portato su qualche piattaforma che sa, che conosce qual è il modo più appropriato per eseguire la nostra immagine. Quindi quello che va a fare dietro le quinte è sostanzialmente istanziare un'immagine attraverso l'uso di un contenitore, di un container. Come funziona tutto questo in realtà? Oggigiorno generalmente quello che facciamo è sviluppare, creare l'immagine o lasciare che qualcuno la crei per noi e una volta fatto il tutto ci sarà qualcuno che poi ne farà il deploy su qualche host. Come si differenzia Docker per il modo in cui opera rispetto al classico approccio a macchine virtuali? Sicuramente abbiamo usato oggi e sicuramente in passato le macchine virtuali con ambienti già preparati per ospitare le nostre applicazioni. Quello che generalmente si fa quando abbiamo una macchina virtuale, si fa un provisioning e si installano tutti i requisiti necessari per far girare la nostra applicazione. Nel caso di Docker, poiché l'immagine porta in sé già tutte le informazioni necessarie per far girare la propria applicazione, tutta la parte di preparazione della macchina virtuale in questo caso non è più necessaria. Quindi generalmente il discorso di differenza tra Docker e macchina virtuale, che molto spesso lo si fa, anche se Docker non è una vera e propria macchina virtuale, è tutt'altro, però molto spesso lo si paragona, soprattutto perché hanno una modalità di funzionamento molto simile. Generalmente quando abbiamo quindi un hypervisor, noi abbiamo N macchine virtuali che dovrebbero ospitare le nostre applicazioni. Su queste N macchine virtuali dobbiamo installare dei sistemi operativi per far girare le nostre applicazioni, così come i requisiti, che ne so, il Net Framework, Node.js, banalmente, per poter far girare le nostre applicazioni. E tutta questa fase qua di preparazione naturalmente richiede un tempo, ma soprattutto richiede anche manutenzione. Oltre che ci saranno dei momenti in cui questo nostro stesso ambiente non è più utile ai fini del testing e dovrà magari essere buttato o comunque aggiornato in qualche modo. Docker cerca di risolvere questo problema creando in particolare una sorta di layer che si occupa di gestire dei contenitori. All'interno di questi contenitori ci sono le nostre applicazioni. Se questi contenitori hanno degli ambienti isolati, quindi possono essere visti come dei processi isolati fra loro che comunque hanno dei criteri di sicurezza ben solidi. E l'obiettivo di Docker è quello di dire di non preparare più macchine virtuali, per così dire, che hanno tutta una serie di requisiti, ma avere una semplice immagine che può essere portata su e può essere soprattutto spannata su diversi host. Quindi il discorso è che io invece di preparare una macchina virtuale, preparo in un certo senso un'immagine ed è questa immagine quella che poi rappresenterà il mio artefatto e che sarà portato sui diversi ambienti. Sebbene non siano ambienti che abbiano ricevuto una sorta di preparazione per ospitare la nostra applicazione e quindi in sostanza non sanno nulla di ciò che girerà effettivamente all'interno del contenitore stesso dell'immagine Docker. E in questo modo Docker ci consente soprattutto di essere molto flessibili, di essere flessibili soprattutto nella fase di preparazione di quelli che sono gli ambienti. Naturalmente questo aiuta ad avere una serie di circostanze che sicuramente ci aiutano all'interno dello sviluppo del software, come quello di poter replicare facilmente problematiche che si verificano in produzione.
Però di sicuro l'aspetto fondamentale di Docker è quello di poter dire che io ho un artefatto e quell'artefatto può essere portato ovunque, indipendentemente da ciò che ci gira all'interno. Tutto questo è possibile grazie a un engine, come vi accennavo prima, Docker. Generalmente lo dobbiamo installare sulla nostra macchina se vi sviluppiamo, ed anche sugli host che si occuperanno poi di far girare queste immagini. E questo engine si occupa appunto di recuperare le immagini che servono a far partire i nostri contenitori e poi startare i contenitori stessi. Oltre al fatto che aiuta poi a gestire tutta la parte relativa al networking e alla sicurezza dei contenitori stessi. Il discorso è che nel momento in cui abbiamo necessità di ospitare tante applicazioni e quindi di ospitare tanti contenitori, avere il solo Docker Engine per tirare su e gestire poi la scalabilità stessa delle applicazioni diventa complicato. Ed è per questo motivo che sono nati poi degli orchestratori. Nello specifico parlo di Kubernetes, che hanno l'obiettivo appunto di aiutarci nella fase di orchestrazione, soprattutto di gestione dei nostri contenitori. Quello che fanno dietro le quinte gli orchestratori come Kubernetes è quello di avere dei nodi, fisicamente si parla di macchine virtuali o comunque dei nodi fisici, all'interno di cui sono poi installati degli agenti che aiutano appunto a Kubernetes di gestire quelle che sono le immagini Docker da dover tirare su e quindi le nostre applicazioni, i nostri contenitori. Chiaramente un buon scenario per avere una infrastruttura ad alta disponibilità è quello di avere tre nodi, in cui vi è un master e due nodi per così dire slave. E generalmente il master è quello che si occupa un po' della gestione completa dell'orchestratore stesso. All'interno di ogni singolo nodo, quello che poi abbiamo un po' più in dettaglio è un insieme di pod. I pod rappresentano l'unità che Kubernetes usa per il deploy delle nostre applicazioni. E all'interno di questi pod ci può essere uno o ci possono essere più container, il che significa che noi magari possiamo scegliere in base alla scalabilità delle nostre applicazioni oppure in base alle esigenze di avere un pod con un solo container o un pod con più container che poi possono essere scalati a loro volta. E all'interno di ogni nodo in Kubernetes abbiamo poi qualcuno che si occupa di gestire il nodo stesso e quindi di interagire con il master. E questo aspetto viene generalmente gestito da Kubelet, che ha l'obiettivo appunto di fare in modo di creare l'interazione fra il master e il nodo stesso. Quindi si tratta di un servizio che dietro le quinte appunto aiuta la gestione del nodo stesso. Quale dovrebbe essere il workflow di uno sviluppatore? Poniamo il caso che io sto sviluppando la mia applicazione, lo sto facendo in Visual Studio o in Visual Studio Code. Quando sono pronto, quello che devo fare, se ho necessità di utilizzare Docker, posso crearmi un Docker file. Il Docker file è un semplice file di testo in cui definisco quelle che sono le necessità dal punto di vista di requisiti della mia applicazione per poter girare. Quindi banalmente, se ad esempio avessi la necessità di utilizzare un contenitore per un'applicazione ASP.NET Core, posso crearmi un Docker file all'interno di cui ci sono come requisiti, ci sono come immagini base, quelle di ASP.NET Core. Una volta che ho creato quindi questo Docker file, posso da lì generare un'immagine. Questa immagine sarà storicizzata all'interno di un repository che prende il nome di registry.
Questo registry sarà poi utilizzato in diversi modi. Potrà essere utilizzato magari dagli altri sviluppatori per poter testare le mie modifiche, ma può anche essere utilizzato da, ad esempio, un ambiente sul cloud o on-premise che ha l'obiettivo di tirare su delle istanze della mia applicazione, come ad esempio Kubernetes, e lo fa attingendo le immagini appunto da questi Docker registry. Attualmente ve ne sono molti famosi, quello che sicuramente che è il più famoso è Docker Hub di Docker, dell'azienda Docker, e all'interno di Azure, poiché vedremo fra poco AKS, che è la possibilità di creare istanze di Kubernetes all'interno di Azure, abbiamo anche il Container Registry su Azure che ci aiuta appunto a gestire per gli AKS presenti su Azure stesso le nostre immagini. Quindi dal punto di vista pratico, iniziamo a vedere come posso creare uno di questi registri. Banalmente mi loggo all'interno del mio account Azure, lo faccio utilizzando la Z CLI, non è altro che la CLI di Azure. Se non ho un gruppo di risorse, io sono sempre abituato a creare gruppi di risorse per le mie risorse, quindi a me piace suddividere bene le risorse all'interno di Azure. In questo caso, essendo una demo, mi sono creato un gruppo di risorse ad hoc e all'interno di questo gruppo di risorse vado ad utilizzare un comando che è azacr create, che mi consente di creare un container registry su Azure con questo nome. Azdocr, e questo container sarà per me il container che ospiterà poi le mie applicazioni, le immagini delle mie applicazioni. Una volta che io ho effettuato la creazione di questo registry, posso poi loggarmi e posso andare poi a pushare quelle che sono le immagini Docker che voglio poi condividere con gli altri o condividere con un orchestratore. Banalmente, come faccio a fare il push? Devo innanzitutto taggare un'immagine. Occhio a utilizzare come prima parte del tag dell'immagine il nome, che in questo caso è il nome del nostro ACR. E ringrazio Giuliano per questa chicca, perché la prima volta che avevo fatto questa cosa mi ero letteralmente perso e non riuscivo a capire perché. E poi, una volta che abbiamo taggato la nostra immagine, dobbiamo fare banalmente il push della stessa sul nostro registry. E al momento in cui il nostro registry ha terminato la fase di upload, troveremo poi sul registry stesso, ad esempio qui, le nostre immagini. Quindi se torno per un attimo all'interno del mio ACR, quello che è stato creato in quella fase, troverò che nel repository avrò diverse immagini, tra cui una di quelle che io di cui ho fatto l'upload. In questo caso l'immagine si chiamava Azure Waterfront e questa è l'immagine che io ho caricato con la V1, il tag che ho messo tramite quella riga di comando. Naturalmente tutto ciò deriva da una fase di codice. Il che significa che questa immagine qua è stata realizzata da magari un progetto. Un mio progetto potrebbe essere questo. Quindi, ad esempio, all'interno del mio repository ho del codice. Questo codice avrà al suo interno tracciato in qualche modo un file di Docker che consente appunto la creazione di un'immagine. Qua ve ne sono diversi, nello specifico uno è per la build, Docker Compose è quello base, Docker Override, ci sono alcuni aspetti ad esempio per fare l'override di alcuni parametri, però tendenzialmente quando io ho un Docker file, e nello specifico qui se andiamo anche nella cartellina web dovrebbe esserci anche il vero e proprio Dockerfile della singola applicazione.
ho un po' quelli che sono i dettagli, soprattutto i requisiti, in questo caso ASP.NET Core 1.0, di ciò che mi serve per far girare la mia applicazione, oltre che alcuni dettagli tecnici su cosa all'interno dell'immagine ci sarà e soprattutto qual è l'entry point, quindi cosa dovrà far girare la mia immagine nel momento in cui il contenitore è su. Quindi da tutto ciò parte poi ciò che sarà portato, il mio codice che sarà portato all'interno dell'immagine Docker. Nel momento in cui ho la mia immagine Docker, poi posso prevedere qualcuno, che sia uno sviluppatore o che sia ad esempio un orchestratore, che in qualche modo recuperi quell'immagine e la vada a istanziare attraverso l'uso di un contenitore. Se volessimo gestire l'intero flusso in maniera automatica, potremmo dire attraverso una pipeline che posso andare a tendenzialmente alla modifica di un determinato file, file all'interno del mio branch di Git, posso dire, guarda, visto che è stata effettuata una modifica, procedi con la creazione di una nuova immagine e il deploy di quell'immagine da qualche parte. Se ad esempio andassi a vedere il dettaglio di questa pipeline, quindi se vado a fare l'edit della pipeline, e vedo un po' nello specifico cosa fa questa pipeline. Al di là di alcuni replace token che non fanno altro che rimpiazzare delle variabili di configurazione e che vengono recuperate qui all'interno di questa sezione delle build variables in cui posso definire appunto dei parametri di configurazione. Occhio che volendo io qui posso anche scegliere se delle informazioni debbano essere nascoste e quindi criptate oppure no. Quello che va a fare la mia build in sostanza è andare a eseguire una serie di step strettamente legati a Docker che vanno a sostanzialmente a pushare alla fine quella che è l'immagine realizzata all'interno del processo di build verso un registry, in questo caso è il mio container registry di Azure. Quindi in questo caso quello che fa la mia build e soprattutto che ha come artefatto è quello di pushare il risultato della creazione dell'immagine di Docker della mia applicazione. Una volta terminata questa fase qua, in realtà faccio un ulteriore step, ma questo mi serve solo ai fini del deploy con Kubernetes. E quindi, parlando di Kubernetes, cerchiamo di capire come funziona. Allora, innanzitutto, adesso che ho il mio registry, posso crearmi anche un'istanza di Kubernetes su Azure. Azure mette a disposizione qualcosa che si chiama Azure Kubernetes Service. E questo servizio mi dà la possibilità sostanzialmente di avere n nodi al di sopra di cui vengono installati degli agenti di Kubernetes che aiutano appunto a gestire questi nodi e sopra di essi aiutano poi a gestire le immagini Docker che scelgo di istanziare. La procedura di creazione di un cluster AKS è realmente banale, soprattutto se lo si fa da riga di comando. Ci sono una serie di informazioni da aggiungere, da dare in fase di creazione, ad esempio il node count o anche il size delle VM. Quindi ad esempio qui sto dicendo che quanto effettivamente devono essere grandi dal punto di vista delle risorse le mie virtual machine al di sopra di cui risiederà il cluster. E una volta eseguito questo comando, dietro le quinte, quello che andrà a fare per me la CLI è realizzare appunto un'istanza di AKS. E quindi quello che accadrà è che mi troverò poi un servizio di Kubernetes qui all'interno di questo gruppo di risorse. Nel momento in cui ho tirato su il mio AKS e naturalmente ho
Non l'ho ancora accennato, ma devo impostare una serie di informazioni, di permessi per poter accedervi in qualche modo. Posso utilizzare la CLI di AKS che si chiama kubectl, si scrive in questo modo, kubectl. E questa qui ci dà la possibilità di gestire appieno il nostro cluster. Per chi usa Visual Studio Code, però, può anche utilizzare un'estensione abbastanza comoda di Visual Studio Code che si chiama Kubernetes, e da qui può comunque gestire interamente il cluster o comunque la maggioranza del cluster stesso. Naturalmente la riga di comando resta lo strumento più comodo, almeno dal mio punto di vista, per poter gestire facilmente il cluster stesso. Allora, quindi ho creato il mio cluster di Kubernetes, ho installato la mia CLI, mi loggo in qualche modo al cluster, quindi faccio in modo che possa interagire con DSO seguendo questo comando di get credential, che non fa altro che aggiornare quelle che sono le mie configurazioni di cluster Kubernetes su questa macchina, e da qui in poi posso eseguire un comando che è kubectl get pods, che mi dice quelli che sono i pod attualmente in esecuzione sulla mia macchina, sulle mie macchine, sul mio cluster di Kubernetes. E al momento ho questi contenitori già avviati che partono da una serie di Docker, e attualmente ho ad esempio per una determinata tipologia di contenitore ho ad esempio tre repliche dello stesso spannate su quelli che sono i due nodi che avevo inizialmente utilizzato per il mio cluster stesso. Ora, nel momento in cui ho a disposizione uno strumento di questo tipo, posso liberamente tirare su delle applicazioni. Ad esempio, posso tirare su ciò che c'è all'interno di questa applicazione, di questo file di YAML, che è un'applicazione della stessa che è stata deployata qui con questi contenitori. E nel momento in cui utilizzo questo comando qui, apply, non sto facendo altro che dire che recupera tutte le informazioni presenti in questo file di configurazione YAML e eseguile. Quindi la kubectl in sostanza non farà altro che cercare di fare il possibile per eseguire questi comandi. Dico cercare di perché c'è un concetto molto importante quando si fa importazione del codice, che sostanzialmente dice che tu chiedi il desired state per la tua infrastruttura, ma non c'è scritto da nessuna parte che quel desired state possa essere completato correttamente. Cosa contiene questo file qui, YAML? In sostanza non è altro che un file di configurazione che al suo interno contiene due concetti importanti di Kubernetes, che sono il deployment e il service. E nello specifico, deployment ci aiuta a capire cosa ci serve da tirare su. Il service lo potete vedere un po' come tirare su queste robe e come farle interagire, soprattutto verso l'esterno. Ora, ad esempio, io qui sto andando inoltre a sfruttare un meccanismo abbastanza interessante di Kubernetes, che è quello delle labels, che mi aiuta soprattutto a creare dei vediamoli così come dei elementi logici, dei nomi logici che posso utilizzare all'interno di Kubernetes stesso per poter poi interagire con i container che io ho tirato su. Aspetto importante che posso andare a definire all'interno di questa tipologia di file è quello delle strategie di aggiornamento ed anche l'aspetto legato alle repliche. Quindi è qui che potrei dire se i miei container devono essere replicati oppure no,
Ed è qui in cui posso anche dire in che modo, se sto facendo un aggiornamento, i container devono essere aggiornati, se tutti insieme, se uno per volta e così via. Quindi nel momento in cui ho eseguito questa operazione, quello che accade dietro le quinte è che si cerca di fare il possibile, Kubernetes cerca di fare il possibile per tirare su i miei contenitori, e da quel momento in poi posso eseguire ad esempio il kubectl get pods per capire un po' lo stato dei contenitori stessi e se soprattutto sono tutti quanti stati avviati correttamente. Naturalmente, se ho l'estensione di cui vi parlavo prima, posso andare qui nel dettaglio dei singoli nodi. Questi sono i due nodi che ho associato all'interno del mio cluster e sui due nodi posso andare poi a vedere i dettagli di tutti i contenitori che sono stati tirati su. E dal momento sono tutti verdi, quindi mi aspetto che sia stato tirato su tutto per bene. Se volessi ad esempio vedere la mia applicazione, quindi in esecuzione, potrei fare il watch sul servizio Azure Front. Cosa fa il watch? Mi ritorna sostanzialmente l'indirizzo IP dove risiede la mia applicazione. Questo si tratta di un indirizzo IP che punta direttamente al mio contenitore. E quindi questa è la mia applicazione che è stata tirata su attraverso l'uso di quel contenitore. Ora, sarebbe interessante capire come poter scalare i miei contenitori. Poniamo il caso che mi trovo nel classico giorno del Black Friday, ho la mia super applicazione e-commerce che deve naturalmente gestire milioni e milioni di richieste. Voglio capire come poter scalare. Ora, l'aspetto interessante, e torno un attimo alle slide, l'aspetto interessante è che io posso scalare come sempre in diversi modi. Innanzitutto posso scalare sia in maniera orizzontale che in maniera verticale. Quando scalo in maniera orizzontale, naturalmente sto aumentando il numero di istanze, in questo caso di pod. Quando sto scalando in maniera verticale, magari sto aumentando quelle che sono le risorse associate ad una singola istanza. Quindi, per intenderci un po' più in dettaglio nel mondo Kubernetes, che cosa significa? Se voglio scalare in maniera orizzontale sui nodi, basta che aumento i numeri di nodi. Se voglio scalare in maniera orizzontale sui pod, basta che aumento i numeri di pod. Se voglio scalare in maniera verticale sui nodi, devo naturalmente aumentare quelle che sono le risorse ai nodi, quindi le macchine virtuali che reggono il mio cluster. Se volessi aumentare, o meglio scalare verticalmente i miei pod, devo aumentare le risorse al pod stesso. Questo perché all'interno di quel file YAML che abbiamo visto poc'anzi, io posso andare a definire quelle che sono una serie di parametri di risorse associati al mio pod. Ovviamente posso dare dei parametri legati alla memoria ed anche alla potenza di CPU che hanno come i milli CPU come misura. E quindi in questo caso quello che vado a fare appunto è scalare in maniera orizzontale o verticale. Quando uso AKS posso scalare in diversi modi. Posso fare sia scaling orizzontale piuttosto che verticale. E lo posso fare sia sui nodi che sui pod. Aspetto molto interessante è che oltre allo scaling di base che trovo in AKS, posso scalare in Azure utilizzando qualcosa che si chiama Azure Container Instance. Che cosa sono? Sono dei container che non sono strettamente legati, o meglio, che non girano direttamente sul nostro cluster Kubernetes. Ma in realtà sono dei contenitori che vengono tirati su una serie di, come dire, di istanze ad hoc all'interno di Azure, di risorse, che possono essere collegate in qualche modo
al mio cluster di AKS. Quindi tendenzialmente questo mi dà la possibilità di tirare su dei contenitori, anche una tantum, contenitori singoli, senza avere la necessità di un cluster. E questo mi aiuta ad essere naturalmente più rapido perché non devo andare a gestire tutta la fase di scaling sul cluster AKS, ma posso scalare in maniera indipendente appunto da come sta girando il mio cluster AKS. E generalmente questo concetto di ACI riprende un po' il concetto delle serverless dal punto di vista dell'istanziazione delle serverless function, perché io sto andando a istanziare delle risorse per far girare le mie applicazioni. E l'aspetto importante da sapere è che vengono, dal punto di vista della fatturazione in Azure, vi vengono addebitati quelli che sono i minuti che effettivamente sono stimati dall'utilizzo dei container stessi, quindi l'insieme totale di tempo per cui questo container che avete tirato su tramite le ACI è rimasto su. Vediamo dal punto di vista pratico come fare un po' tutto ciò. Allora, se volessi scalare innanzitutto un nodo, potrei utilizzare il comando hks scale e aumentare il node count. Questo aggiungerebbe più macchine virtuali dietro le quinte del mio contenitore, del mio cluster AKS, macchine virtuali dello stesso tipo. Quindi, se vogliamo fare riferimento al comando che aveva istanziato prima il nostro cluster, questo sarà il size delle macchine virtuali che saranno utilizzate per lo scaling. Però se volessi fare invece scaling dei pod, lo posso fare sia manualmente utilizzando questo comando scale replica, e questo non fa altro appunto che replicare di tre pod, quindi io avrò tre repliche del mio pod Azure VoteFront, ed è questa un'operazione che in realtà già ho fatto perché inizialmente qui avevo un solo contenitore che avesse questo Azure VoteFront, oppure posso scegliere la strada dell'autoscale. L'autoscale è molto interessante perché mi dà la possibilità di gestire in maniera automatica lo scaling dei miei pod. E nello specifico posso andare a dire: guarda, io ho un'applicazione che si chiama Azure VoteFront, più che altro un deployment, in questo caso si chiama Azure VoteFront. Voglio fare in modo che nel momento in cui il quantitativo di CPU utilizzato è al di sotto del 10%, voglio sempre tre pod per la mia applicazione. Nel momento in cui questo valore aumenta, quindi la percentuale di CPU utilizzata aumenta e va oltre il 10%, voglio che qualcuno tiri per me, su delle nuove istanze, dei nuovi contenitori, fintanto che si arrivi al numero di 10, quindi avrò un massimo di 10 di numero di contenitori per la mia applicazione Azure VoteFront. Nel momento in cui eseguo questa operazione, quello che accade dietro le quinte è che appunto ci sarà qualcuno che si occuperà poi di tracciare le informazioni sull'utilizzo della percentuale di CPU. E questo comando mi dà la possibilità appunto di capire come sta andando la mia applicazione. Adesso ho 0% perché non vi è nessuno collegato, però se ponessi il caso di fare, che ne so, uno stress test sulla mia applicazione, questa percentuale andrà ad aumentare fin tanto che va oltre il 10% e da lì in poi saranno tirati su altri pod per sostenere appunto il carico richiesto. Questo è un po' come si può fare autoscale dei pod. Per ciò che riguarda invece il deployment di ACI, quindi container instance, io banalmente posso tirarmi su un contenitore totalmente separato da qualsiasi cluster in questo modo.
quindi eseguendo questo comando. Questo mi tirerà su appunto una immagine di Microsoft presa da questo container registry. Darà anche una DNS label, nel senso posso andare a beccare la mia applicazione utilizzando come DNS questo. E nel momento in cui hai eseguito questa operazione, adesso è in running, nel momento in cui hai eseguito questa operazione, la mia applicazione è su. Questo mi dà la possibilità di non essere strettamente legato ad un cluster, quindi posso scalare, per così dire, all'infinito, posso tirare su tante di quei container che potrebbero non impattare magari attualmente sul mio cluster, su cui eventualmente ci possono girare diverse applicazioni, non solo quella e-commerce relativa al Black Friday. Ecco qui ha completato l'operazione. Se andassi a eseguire questo secondo comando che mi visualizza appunto lo stato, in particolare la URL attraverso cui posso andare a visualizzare la mia applicazione, se tutto andrà a buon fine, dovrei vedere un messaggio di cortesia. Vediamo un secondo che si avvia. E questo aspetto è molto interessante, appunto, come dicevo, perché posso scalare in un certo senso all'infinito. Posso sfruttare tutte le risorse che voglio, naturalmente sempre tenendo conto del fatto che vengono billati per tempo di esecuzione. Sta mettendo un po' più del previsto, generalmente abbastanza veloce. Ok. Non so se nel frattempo c'è qualche domanda. Vediamo se già c'è qualche domanda. Credo di no. Ok, giusto, vi lascio giusto con qualche appunto su come. Ecco qua, è arrivato, quindi è partito. Vi lascio giusto qualche appunto in chiusura su come poter gestire bene i nostri cluster. Di sicuro, oggigiorno la parte di monitoraggio è una parte fondamentale quando si adottano cultura DevOps. E nel momento in cui utilizziamo Kubernetes possiamo sfruttare ad esempio Prometheus e Grafana per fare in modo di avere delle dashboard abbastanza dettagliate di come sta girando il nostro cluster. Vi faccio vedere giusto un'immagine di una dashboard di Grafana. Grafana, Prometheus, anzi, diciamo così, Kubernetes, solo per farvi un'idea di che cosa significa. Abbiamo in sostanza tutta una serie di dettagli relativi ai nostri cluster e soprattutto a quelli che sono anche i pod e l'uso dei pod in corso nel nostro cluster stesso. Quindi questo ci aiuta poi a creare una serie di alert che ci avvisano nel momento in cui ci sono delle problematiche in corso sul cluster stesso. Ok, io terminerei qui questa introduzione su Kubernetes. È sicuramente un mondo molto affascinante e anche molto complesso Antonio, posso chiederti una cosa? Sì, assolutamente. Il monitor di Grafana, quello lì, è built-in? No, lo devi installare. Ok. Generalmente lo puoi fare utilizzando Helm. Ok. Helm, vi dirò, se conosci mondo.NET, Helm è un po' il package manager, è Sì. l'equivalente di Nugget all'interno Sì, un di po' come Nougat, sì. Kubernetes. Quello che vai a fare è tirarti su prima Prometheus, che è un Ok. engine consente un po' di fare delle query su un insieme di dati. Prometheus dietro le quinte fa riferimento a un server che si chiama Matrix di Kubernetes, Ok. Kubernetes server. Quindi lui che cosa fa? Va a prendere tutte le informazioni da questo Matrix e le dà così in maniera raw. Ok, Prometheus è il middle layer che ti fa querare con dei filtri. Esatto. Vediamo Ok.
un paragone azzardato, come se fosse il tuo Elasticsearch. Sì, 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 tipo Kibana. Sì, esatto, e poi ci metti delle dashboard Kibana, Datadog, Grafana. Sì, sì, sì. In questo caso io, a me piace molto Grafana, perché Grafana è, allora, sono tutte buone in realtà, ce ne sono a pagamento, ce ne sono gratuite, Grafana è gratuita. L'aspetto interessante di Grafana, se riuscissi a chiudere questo coso... Saranno le relazioni sugli archi, per avere dei contatori. No, in relazione. C'è il fatto che hai la possibilità di attingere le tue dashboard da un repository comune. Ah, ok. Sì, sì, sì. La possibilità di scaricare le dashboard e di installarle localmente. Che sono real time quelli. Sì, 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 assolutamente. E nel momento in cui hai fatto tutto ciò, allora puoi utilizzare appunto le dashboard all'interno del tuo cluster. Quindi comunque Grafana sta sopra a Prometheus. Sì, esatto. Grafana, tu hai l'engine di Prometheus che ti raccoglie le informazioni e fa anche la parte di alerting. Ok. E poi hai Grafana che invece ti fa... Interfaccia, certo. Ti fa una bella... visualizzazione di quelli che sono i dati all'interno del tuo cluster, quindi tutte le informazioni. Questo è bello. Sì, è molto interessante, davvero molto interessante. Io l'ho visto utilizzare in produzione Grafana su schermi e schermi. Di Mi piacerebbe fare qualcosa che va su delle metriche di SQL. L'unica cosa sarebbe capire come buttare fuori il dato e dove caricarlo. Si può fare tranquillamente, perché Grafana come data source, te lo dico subito, anzi se mi fai seguire... Cioè dici che ha già direttamente il relazionale? Dovrebbe, però te lo dico fra un secondo, perché se io eseguo dove sei questo... Adesso ti apro un attimo l'interfaccia di... No vabbè, se non me lo dici separata sede, se... Ah no, non c'è problema, tanto ci vuole un attimo. Quindi dico localhost 3000. In questo momento sto facendo il port forwarding del mio cluster Kubernetes su AKS verso la mia macchina. Quindi sto facendo una sorta di, diciamo così, tunnel tra cluster e me stesso. Allora, questa è la mia bellissima password. Aspetta che la copio. Sì, sì, fatti la screenshot. Tanto è un'istanza di test, quindi... Ecco, visto? Giù. Cosa ha detto? Ha detto... Invalid username e password. Sì, perché dovrebbe essere admin. Allora, data source, tu qua puoi aggiungere MySQL, Microsoft... Ah, fantastico! Quindi sostanzialmente io qua avrei aggiunto Prometheus, però tu potresti aggiungere Microsoft SQL Server. Beh, tu però Prometheus l'hai scaricato usando Helm con YAML, giusto? Sì, sì. Hai fatto provisioning di là. Sicuramente tu gli devi dare... Che certo, beh, vabbè, connection string, ok. Esatto. No, volevo capire una volta che ho la connessione se ho già dei componenti oppure se li devo scrivere io i plugin per SQL e poi per... Cioè, se c'era qualcosa già di monitoring, che io ho già un PRTG adesso che mi fa... una sorta di real-time monitor, non è un real-time, però fa un monitor su SQL, mi piaceva averlo real-time. Comunque, vabbè, se mi mandi un paio di link. Sì, ecco qua, c'è proprio la documentazione. Sì, è veramente molto semplice. Sì, sì, è veramente semplice da tirare su e da utilizzare. Ecco, in realtà ho visto che ho delle meta variable in alto. Scendi. Ecco qua sotto. Questo qua, sì, ci sono anche delle macro, ci sono delle robe dinamiche, ci sono delle interfaccine sue. Non posso evitare di scrivere delle query e già buttare dentro quelle funzioni e le cose. Ottimo! Ottimo, sì, giusto. Okay. Grazie. Di nulla. Qualche altra domanda? Ok. Antonio. Eccoti. Scusa. Giuliano, dimmi tutto. Una domanda sul mondo ACS. Sì. Per quanto riguarda la gestione delle dipendenze delle immagini container, hai avuto dei problemi? Più o meno hai capito il meccanismo che usano all'interno? Cioè, gli fai il pull secco dell'immagine e poi praticamente quando fai il deploy, le dipendenze dell'immagine le va a pescare lui in giro dei pubblici? Intendi AKS?
ACS, io praticamente ho fatto il pull dell'immagine sul servizio di repository che mi sono costruito in Azure. Ok. Perfetto. A questo punto quell'immagine probabilmente dipende da altre, tipo, che ne so, se tu gli hai dato un from not... Sì, nel senso che come faccio a sapere, dato un container, se quel container mi richiede altre immagini a corredo per far girare la mia applicazione, come vado a gestire la cosa? Sostanzialmente questo? Dove, scusa, dove sei? T'ho perso. Ah, ok, ripeto quello che ho capito come domanda. Allora, ponendo il caso che ho un'applicazione che richiede determinate cose su per poter funzionare, come lo faccio a gestire in AKS? Sì, esatto, è questa. Allora, tendenzialmente, dal mio punto di vista, lo dovresti fare con i file di configurazione di YAML. Nel senso, tutte le dipendenze, tutto ciò che ti serve per far girare la tua applicazione dovrebbe andare nello YAML che tira su, che viene poi utilizzato da Kubernetes per tirare su il necessario. Cerco di darti un esempio qui all'interno del repository. Perché ad esempio questo repository qui ha come istanza necessaria il fatto di avere un contenitore da tirare su per front. Sì. E poiché front utilizza dietro le quinte Redis per poter funzionare, infatti qui c'è anche il legame, legame in un certo senso, perché lascia solo la label, all'interno del tuo YAML dovresti andare comunque a specificare cos'altro ti serve per far funzionare la tua applicazione. Quindi devi per forza andarla a dire qui in fase di configurazione e fare in modo che poi lui se lo scarichi e lo porti su e faccia in modo che i due pod si vedano in qualche modo. Qui c'è un concetto appunto di porta, ci sono i servizi che aiutano a fare appunto questa gestione e per fare in modo che appunto il container di front veda poi il container di back. Quindi, se non ho capito male, lo scopo principale della sezione deployment è quello di specificare praticamente cosa usi e Sì. tutto ciò che dipende, in modo tale che lui sa cosa c'è da andare a pescare in giro. Poi, come lo trova dipende un po' da lui, mi pare di aver capito. Sì, tendenzialmente sì, perché ad esempio qua l'immagine Redis e l'immagine Redis la va a pescare poi da quelli che sono i registri associati al tuo cluster o comunque a Docker Hub. Quindi ad esempio qui Redis, se non lo trova sul tuo registry, andrà sicuramente a prendere sul Docker Hub. Quindi il deployment ti aiuta a dire quello che ti serve. Service generalmente ti aiuta a dire come ti servono, nel senso come fare in modo che poi la tua immagine, il tuo contenitore veda l'esterno, sia visto dall'esterno. Ecco, questo è il concetto, deployment e service. Se siete interessati a questa parte qua, sì, è stato appena pubblicato un libro di Michele, questa roba. Syncfusion Books, che parla un po' del mondo .NET con Docker e Kubernetes. E ci sono alcuni spunti e ci sono delle osservazioni molto interessanti sul discorso dei deployment e sul discorso dei service. Quindi viene visto un po' più in dettaglio come creare un deployment, come creare un service e soprattutto capire come fra di loro le immagini possono comunicare. Ok, mi sa che me l'avevo perso perché sono abbonato a Syncfusion. Adesso ci do un occhio e cerco di recuperarlo così ci do un'occhiata. Grazie. Sì, è uscito la settimana scorsa, quindi probabilmente non ti è arrivata, ti sarà sfuggita la notifica, non ti è arrivata la notifica, non so. Se usi l'app mobile, c'è anche un'app per scaricare libri e per leggerseli direttamente. Ma guarda, tra le varie app, Amazon e tutto il resto, è sempre una lotta continua cercare di non perdersi tra le varie notifiche. Certo. Va bene, mi sa che abbiamo finito. Quindi niente.
Ringrazio. Ci vorrebbe il suono dell'applauso alla fine. Dobbiamo metterlo di sotto. Lo facciamo allora. Ma soprattutto anche per te, perché è bellissimo. Grazie, grazie. Fa lo stesso, fa lo stesso. Aspetta, mi faccio l'applauso. Allora, niente, spero che Daniele... Ah no, c'è Gianmaria che forse sta registrando. Spero che la stop la registrazione. Adesso non so come funziona, che ce ne usciamo tutti e poi lui resta. Non so. Vabbè, lui va avanti a registrare uno schermo vuoto, dai. Vi saluto, ragazzi, grazie. Anch'io, è stato un piacere. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Ciao, ciao.